anche così, mi è stato chiesto premiare e dare i diplomi di partecipazione ai ragazzi che hanno fatto il volontariato sportivo presso i Bisogna Games di Firenze. E ne approfitto appunto allora di spero che siate già prodotti in sala, visto che mi avete dato questo compito. Stefano Pasa. Sì. Silendino. Io intanto vi chiamo, vi chiedo di avvicinarvi, Giulia Tomasi, anche lei volontaria. Giada Carniel. Tutti i ragazzi che hanno avete visto prima in foto. Rosario Rolti. Cristina Amianti. Silvia Guerrato. Beatrice Moretti. Vado un po' veloce, scusate, ma per un attimo. Beatrice Moretti, forse ancora fuori. Sara Marcon. Stefano Farinaro. Serena Boscolo. Valentina Tantari. Ok, benissimo, e complimenti. Dopo qui abbiamo preso il Silendino e la Beatrice Moretti che prima li ho visti. Ok, e riprendiamo, ci siamo un po' tutti, benissimo. Riprendiamo i lavori. E, niente, adesso qua noi abbiamo un po' il clou dello sport sia ferrarese che internazionale. E, come avete visto nel programma, ho voluto invitare e ringrazio della loro presenza atleti, questi atleti che hanno partecipato, che partecipano a tantissime attività internazionali, federale e anche atleti che hanno partecipato alle Paralimpiadi. E adesso vi ripresento in ordine di seduta, ma non di importanza, da Federico Mancarella, Luca Lunghi, Nicola Orlando e Giulia Scioico. Io adesso darò la parola a ciascuno di loro per raccontare un po' la loro avventura, quello che penso che sia curioso e importante sapere per i ragazzi, e a me piacerebbe che vi raccontaste un po' il vostro percorso, il vostro percorso agonistico, anche un po' da quando avete iniziato. E anche tutto quello che vi ha portato un po' allo sport. Ho un paio di domande da fare alla nostra Nicola e ti chiedo, Nicola, se insomma ti vuoi un po' presentare e raccontarci un po' chi sei e cosa fai. Grazie. Ciao a tutti. Mi chiamo Nicola Lando, ho 23 anni e ho appena compiuto il 8 di novembre e sono anche scorpione. Sono un po' emozionata di qua. E mi alleno, mi alleno a Biella, faccio atletica e con il nostro allenatore Paolo Leone. È un bravissimo allenatore, mi ha dato bei consigli da darmi con i miei compagni, Team Ability di Ella, e sono i miei compagni fedeli per me, con il cuore. Spero di fare molto bene e spero di andare avanti e di andare senso la mia strada, e ho studiato anche il mio cuore. E poi c'ho la mia famiglia, che sono sportivi. La mia mamma giocava a basket da giovane, il mio papà giocava a 16, con Torre e con Senza, e noi di Calabrese, anche io c'ho sangue di
piccola, e un fratello che si chiama Michel, e 27 anni, e io ho 23 anni, sono di mezzo, ecco. E poi ho un cane che si chiama Pongo, bianco nero, però è un bianco-nero che giochiamo con me. E poi ho mio nonno, scusate che sono un po' emozionata. Perché
avete visto, no? Fare sport fa bene alla salute, no? Dà tantissime soddisfazioni e poi anche delle gratificazioni, no? Perché sono stato il presidente. Poi ho conosciuto Papa Francesco, che ho dato il tagliatetto di federazione, e poi ho dato la mia foto con la mia amica, con te così come vuoi spacca. E poi ho dato l'orcino che porta fortuna e poi ho dato il giappone che porta bene. Esatto, quindi una persona veramente abilissima e non solo sul campo dell'atletica ma anche con la penna, perché io so che hai scritto anche un libro. Sì, ho scritto un libro, sì, con Alessia Cociani, e lei lavora all'azienda dello sport. È venuta a casa mia in tempo di intervistarmi come piccolo registratore, così è venuta lì e ho parlato della mia vita, la mia storia, poi ho creato questo titolo che è stato... Facciamo così, che magari se sono curiosi se lo comprano. Diciamo come si chiama il libro. Vietatomi, non ce la faccio. Esatto. Vietato dire non ce la faccio. Devi farlo tanto, Dopo Nicola ha portato anche alcune delle sue medaglie, perché ne ha vinte veramente tante e veramente importanti. Dopo se... Posso dire cosa? Perché certo. Io queste vittorie ai mondiali in Sudafrica, a Bloemfontein, vedete quella foto lì, quella del leoncino, perché quella vittoria ho dedicato alla mia nonna, perché adesso non manca da morire, però lei è lassù e io sono qua perché devo seguire la mia vita, devo seguire il mio cuore, però...